Bene, come prima cosa dobbiamo tagliare il nostro cavolfiore in questo modo e poi andiamo a creare così a metà, andiamo a creare dei piccoli alberelli, guardate che sono carini, di cavolfiore, li andiamo a tagliare a metà. Una ricetta antichissima ma sempre buonissima. Tra l'altro realizzeremo una pastella senza uova, quindi anche più leggera. È ideale per gli intolleranti, soprattutto alle uova, importantissima. Bene, il bello mi è volato il cavolfiore. Ok, perfetto. Abbiamo tagliato il cavolfiore così. Una pastella davvero saporitissima. Nel frattempo prendete una pentola e mettete l'acqua sopra. Quando bolle l'acqua, mettiamo il cavolfiore e un po' di sale. Ho tagliato così tutto il mio cavolfiore. L'acqua bolle, un cucchiaino di sale e adesso posso versare i miei cavolfiori. Facciamo cuocere così i nostri cavolfiori. Dopo 12-15 minuti al massimo possiamo spegnere la fiamma. Bene, adesso possiamo preparare la pastella. Versate un bicchiere e mezzo di farina 00 di grano tenero. Una presa di sale. Pepe nero macinato. Bene, a questo punto amalgamate bene il tutto, foglie di rosmarino fresche, un bicchiere di acqua fredda da frigo e prima di iniziare la ricetta metto il mio bicchiere 20 minuti in freezer. Ne verso metà, vado a lavorare con la frusta, verso l'altra metà di acqua. Lavorate velocemente, mi raccomando, energicamente la vostra pastella. A questo punto vado a versare ancora foglie fresche di rosmarino. Lavorate energicamente la vostra pastella. Guardate, questa è la consistenza che dovete ottenere. Una pastella buonissima, facile, veloce. E pensata anche perché è intollerante alle uova. Ok, la nostra pastella è pronta. In un pentolino verso abbondante olio per friggere. Utilizzo una fiamma medio-bassa, quindi quando l'olio risulterà ben caldo possiamo friggere i nostri cavolfiori. Adesso semplicemente immergete il vostro cavolfiore nella pastella. Perfetto. E siamo pronti per friggere il nostro cavolfiore. E voilà, in pochissimo tempo le nostre verdure in pastella sono pronte, senza uova, davvero super super golose. I nostri cavolfiori, guardate, si sente? Sono davvero croccanti. Questa pastella è fantastica perché lascia i vostri cavolfiori croccantissimi fuori e morbidissimi dentro. Buona, buonissime. Che dirvi ragazzi, provate anche voi i cavolfiori in pastella. Se li provate e vi piacciono, mi raccomando, lasciatemi un bel like, commentate e condividete.